Salve amici di Fresh in Cucina, altra bella esperienza preparata da qualche tempo. Oggi finalmente siamo riusciti a incontrarci. Mi trovo a Roma, posto fantastico, Villa Torlonia, e ho il piacere di avere Lorenzo Canova ai, diciamo, i miei microfoni. Ciao Lorenzo. Ciao, come stai? Buonasera Bene, a tutti, bene, buongiorno. un po' Buonanotte, insomma, a stanco. qualunque ora Tanti, ci tanti guardiamo. nostri amici e ci vedranno Sì, a tanti appunto, essendo. orari. Senti, io volevo entrare un po' subito nel dunque. La prima cosa, volevo che i miei amici conoscessero un pochettino velocemente chi è Lorenzo Canova. Chi è Lorenzo Canova? Sono nato a Roma nel 1967. A Villa Stuart e abito da 47 anni nel quartiere di Centocelle. Ho studiato a Roma alla Sapienza, storia dell'arte, sono allievo di Maurizio Calvesi, ho fatto dottorato e postdottorato in storia dell'arte lì. Mi sono laureato su Castel Sant'Angelo, sugli affreschi di Castel Sant'Angelo. Dal 2005 però sono un professore di arte contemporanea, storia d'arte contemporanea, Università del Molise, perché poi essendo figlio di un pittore e di una, che si chiamava Bruno Canova, di un'appassionata di pittura che si chiamava Teda Morandini Canova. E poi sono sempre stato legato al contesto del contemporaneo, quindi l'ho sempre studiato e da allora insegno storia dell'arte contemporanea. In Molise, Università del Molise a Campobasso. E che cosa devo dire? Sono tifoso della Roma, a qualcuno piacerà, a qualcuno no, però questa è una cosa. L'importante è che Lorenzo Canova è Sì, è questo. E questo, ma allora, anche tante altre cose, ma ora non mi viene in mente ora nient'altro. vediamo se riuscirò a far uscire Sì, qualcosa. E certo. allora, ti potrà Sarà sembrare stupendo. una domanda stupida, però, Le domande non sono mai storico. stupide, le domande sono domande. Infatti, storico, Sì, curatore, critico, sì. volevo sapere queste tre figure dentro Lorenzo Canova è artista, sì o no? C'è qualche forma d'arte dentro di te? Sì, in qualche modo, vabbè, essendo figlio di un pittore, a casa nostra c'è un po' nel DNA la cosa. In verità da giovane volevo fare il pittore, poi ho capito che mi esprimevo meglio scrivendo. E ho smesso di dipingere perché la pittura è una cosa seria, quindi è una vestale che va, diciamo, curata quotidianamente, nulla di essa sine linea, quindi facendo un altro lavoro ho smesso, però ho ritirato fuori i miei quadri, che in effetti devo dire la verità che ho presentato tanti artisti e diciamo che non tutti quelli che ho presentato sono meglio di me rispetto al pittore che ero allora, però sono contento di quello che ho fatto, va bene così. Diciamo, poi l'arte si esprime in tanti modi. E ogni tanto ti capita? Non No, non come dipingo più, non dipingi più. disegno quando ci sono i consigli di dipartimento. Un periodo ho disegnato, facevo delle cose con l'iPad, mi divertivo con un programma che si chiama Art Rage. Facevi la trasposizione. No, facevi, puoi disegnare, puoi dipingere direttamente sul tablet. È Bellissimo. abbastanza divertente, però poi E poi anche si lì salvava e si poteva sì, si stampare? poteva anche stampare, però alla fine non lo stampi. La pittura alla fine è bella che ci abbia un po' di odore, quello non c'era l'odore, allora alla fine è stufa. Bella, bella questa. Allora, io volevo sapere una cosa. Arte moderna, slash arte contemporanea. Ecco, sono due definizioni diverse, sono due aspetti della stessa, due facce della stessa medaglia. Io sono uno storico dell'arte, noi siamo, poi vengo da una scuola che era quella di Adolfo, Lionello Venturi, Argan, Brandi, Calvesi, che si è sempre occupata di contemporaneo per loro e di arte antica. E uno storico dell'arte guarda tutto con l'occhio dello storico, però anche rendendo tutto, diciamo, in una trasposizione sul presente. Quindi per me questa è una cosa, è un DNA a cui appartengo. E lo so, una cosa che oggi è meno diffusa. Io sono l'ultimo indegno esponente di questa linea, però per me l'arte è arte. Ci trovo, dico una cosa banale, però trovo magari molte cose contemporanee in un quadro del Cinquecento e trovo magari vecchia molta arte che si fa oggi anche in gallerie molto di tendenza. Quindi in verità a Dresda qualche mese fa ho visto questo capolavoro sulla guerra di Otto Dix e ho capito che veramente questo qui era un genio e ha reso contemporaneo il rinascimento dell'arte medievale tedesca. Grazie, grazie di questo contributo che mi hai dato. Io mi metto a volte nei panni di chi in questo periodo si vuole esprimere, non soltanto diciamo professionalmente, perché per alcuni voi è una professione, da un punto di vista artistico. Che periodo è il nostro per esprimersi nell'arte? Ma da un lato è periodo buono perché hai la possibilità di far vedere il lavoro direttamente a migliaia di persone che prima non l'avrebbero visto grazie al digitale, ai social network, a internet. Quindi da un lato questo è un aspetto molto positivo, dall'altro certo c'è una grande confusione, una marea di gente che lavora.
e questo crea una complessità naturalmente che sarebbe stupido negare. Tuttavia, insomma, è un periodo secondo me interessante perché ci sono tante espressioni di gente di qualità che magari prima non si sarebbe vista e poi da... Io ho visto con mio padre veramente una volta, perché è stato un artista molto appartato, non era molto conosciuto. Aveva avuto un buon successo in vita, però un po' negli ultimi anni era rimasto molto chiuso nello studio, non stava bene così. Sì? Invece adesso, grazie, per esempio, quando lo metto su Facebook ha sempre un grande successo di riscontri. Quindi si vede che a volte addirittura, diciamo, i social network permettono, diciamo, di tirare fuori artisti allora, anche morti e diventano presenti. Allora, infatti, ti anticipo una domanda che avevo pensato per te. Ecco, l'importanza di questi social network, di questi mezzi di comunicazione, anche per cose serie come quello dell'arte. No, beh, sono i social network sono degli strumenti di comunicazione, come poteva essere la stampa, come è ancora la stampa, ma come poteva essere una volta il manoscritto, come può essere la radio, nel senso che sono dei contenitori che vanno riempiti, si possono riempire di cose stupide ma anche di cose intelligenti. Sono degli strumenti educativi importantissimi perché hanno, diciamo, la necessità di conoscere il linguaggio, che è un linguaggio più sintetico, più dinamico, e tutto quello che sappiamo. Però ti mettono di fronte, diciamo, a un pubblico che non avresti avuto. Certo. Allora, saputi usare, secondo me, sono veramente gli strumenti importantissimi. Cioè, veramente anche per giovani che magari a volte sarebbero più distratti, invece magari li puoi sollecitare con un... Con questi nuovi mezzi. Se sai usare il linguaggio, che è un linguaggio difficile, perché in realtà sembra molto semplice. Quindi ma va interpretato e bisogna saperlo usare. Sì. Allora, Lorenzo, in questi giorni a Roma veramente la città veramente eterna e ho pensato a quante cose belle hanno lasciato 1500 anni fa, 2000 anni fa. Ecco, una domanda un po' provocatoria: fra 2000 anni qual è l'opera che si ricorderanno di più di questo periodo? È difficile perché diciamo non stiamo facendo lavorare gli architetti, soprattutto italiani, con grandi committenze, quindi abbiamo pochi segni che rimarranno, non sappiamo, diciamo, almeno a livello architettonico, perché gli ultimi segni in fondo su Roma importanti sono quelli che ha lasciato il regime fascista, una delle poche cose positive che ha fatto, cioè ha fatto lavorare gli architetti, e quindi abbiamo le Gile, le EUR, le poste molto belle, la stazione Termini di Mazzoni. Oggi altre cose di molti architetti non so, sarà un problema anche di materiali e questo è un problema un po' difficile da capire. Non sappiamo. A livello di arte ci sono degli artisti bravi, a livello di architetti non li stiamo facendo lavorare, quindi il segno contemporaneo oggi, e c'è tutta questa edilizia diffusa che è spesso bruttissima, e forse sarà questo, diciamo, un momento di crisi. E forse ricorderanno. Sì, forse ricorderanno le palazzine, non so se ci arriveranno. Ma ritorniamo all'argomento che mi è proprio, ecco. Cucina. E allora? Un piatto che ti rappresenta. Vabbè, allora, non solo da un punto di vista culinario, e anche, diciamo, come personalità. Sì, io faccio tante cose, mi piace cucinare, devo dire, nell'università dove lavoro la mia cucina è apprezzata in genere, quindi prendetevela con loro, insomma. Ma io provo a fare altre cose, però se non gli faccio la matriciana si offendono, e quindi forse allora forse quello che ti rappresenta? Ma forse sì, sì, sono un critico alla matriciana, così tanto faranno una cosa trash, ma va bene così. Poco fa lo hai accennato, qual è l'opera, la forma d'arte che più ti rappresenta? La pittura o ce n'è qualche altra? Io sono, diciamo, per tradizione familiare legato alla pittura, perché mio padre era un pittore, anche se poi ha lavorato anche con altri media e faceva anche dei lavori di collage installativi, e quindi di famiglia, insomma, abbiamo questa, proprio si respirava la pittura a casa mia. Però secondo me io mi sento rappresentato dall'arte, nel senso che per me l'arte si può esprimere in tanti modi, col corpo, con la voce, con la scrittura, e forse scrivendo, forse in effettivamente l'arte che mi rappresenta è, non so se la faccio, ma insomma è comunque forse la forma espressiva è quella che mi appartiene, sì, personalmente. Allora, proprio velocemente stiamo andando oltre e voglio chiederti proprio giusto due o tre cose in velocità. L'Aratro è il nostro laboratorio di arte contemporanea, un museo laboratorio dell'Università del Molise, l'abbiamo fondato io, e però su
lo accettò il mio amico, il professor Cannata, il rettore all'epoca dell'università, e abbiamo liberato un magazzino che era pieno di monnezza e abbiamo fatto un laboratorio che ancora funziona, da dove lavoriamo con gli studenti, con gli artisti contemporanei, facendo mostre, seminari, installazioni, convegni, tante cose. Ed è una nostra a Campobasso, al secondo piano dell'università da noi. E complimenti. E allora, Arrigo Musti e poi il papà. Il luogo dove siamo, velocemente, siamo a Villa Dolonia, che collegamento c'è? Il legame, vabbè, per Arrigo Musti farà una mostra qui il 21 giugno in occasione dell'inizio dell'estate, della Festa della Musica, e farà una sua bella installazione di cui non parlo molto perché sarà una sorpresa, insomma, dove saranno legati design, pittura e installazione, e diciamo installazione arte ambientale con una visione molto molto attuale, e sarà una cosa molto particolare, sarà una festa, siete tutti invitati, il 21 giugno a Villa Torlonia dalle 6:30 in poi fino a tarda sera, almeno alle 10, mentre invece mio padre ha fatto una mostra qui che era La memoria di chi non dimentica, curata dal mio maestro il professor Calvesi, Maurizio Calvesi, e devo dire è stata una grande esperienza, diciamo, sul lavoro, esposto il lavoro di mio padre dedicato principalmente alla Shoah, alla persecuzione degli ebrei, alla seconda guerra mondiale, di cui lui fu internato in un campo di lavoro tedesco, e ha fatto un lavoro non sulla sua esperienza personale, ma su, diciamo, su questi temi forti della storia del Novecento. Lorenzo Canova da grande? Lorenzo Canova da grande morirà a un certo punto. Allora Lorenzo, però spero tardi. E infatti, ti ringrazio veramente, onorato di questo incontro. Grazie a te, grazie a voi. Alla prossima, a questo speriamo punto. Speriamo di sì, ciao. Ciao.